E ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, qui è Pablo Giallorosso. Siamo qui oggi con il pagellone della Serie A, il calciomercato invernale 2018. Ricordo che i voti sono personali, qua c'è solamente una mia visione, una mia opinione. Pertanto, se non siete d'accordo, come dico sempre, è meglio perché qua sotto nei commenti scriverete la vostra. Iniziamo dunque con l'Atalanta, voto 6. Non fanno niente di che e non mi sento di dargli meno di una sufficienza. Prendono per giugno un calciatore di prospettiva importante come Mattiello. Benevento, voto 5 e mezzo. Per lottare per la salvezza non basta. La trattativa più di rilievo è la cessione di Cicinetti al Parma, nonostante esso fosse il giocatore più importante. Bologna, voto 6 e mezzo. Importante il ritorno di Zemaili, che va a sistemare il centrocampo emiliano, e la cessione di alcuni esuberi. Cagliari, voto 6. Molti sono gli acquisti di prospettiva, come Seter, ma in particolare spicca la scommessa Leandro Castan. Chievo, voto 6 più. Non avevano bisogno di molti acquisti, ma per me è ottimo il colpo Giaccherini, soffiata la concorrenza della Sampdoria. Qui lui potrà rilanciarsi. Crotone, voto 7. Mi ha convinto. Può sembrare strano, ma gli acquisti di Benali e Ricci già stanno facendo la differenza. Scommessa Zanellato dal Milan. Fiorentina, voto 5 più. Nulla di che, Falcinelli e Dabo gli unici acquisti. Bisognava prendere un difensore, secondo me. Genoa, voto 7. Nonostante Rossi abbia già problemi fisici, per me è un gran colpo a zero. Si rinforzano molto a centrocampo con Ilemark e Bessa. Inter, voto 5. Sì, è vero, hanno comprato Lisandro Lopez e Rafinha e sono due ottimi calciatori, ma non basta. La rosa è corta e c'era bisogno di qualche innesto in più. Juve, senza voto. Zero gli acquisti, se non uno giovanissimo per il futuro. In uscita hanno sistemato qualche prestito. Lazio, voto 6. Non andava ritoccata una rosa che sta facendo un'ottima stagione. Buono invece l'acquisto di Caceres. Milan, voto 5. Fassone e Mirabelli dissero zero saranno gli acquisti. Infatti, zero sono stati gli acquisti. A mio parere serviva a sistemare qualche reparto. Ma dopo l'onerosa spesa estiva si può comprendere la strategia di non fare acquisti. Napoli, voto 4. Squadra che vince non si cambia, ma qualsiasi trattativa intavolata non andrà a buon fine. Vedesi, Verdi e Politano, quest'ultimo saltato in extremis. La capolista decide di trovare squadra a due esuberi come Maximovic e Giaccherini, entrambi vanno in prestito. Ma serviva allungare la panchina, soprattutto un terzino. Roma, voto 4,5. Non sono pessimista, ma questo mercato non mi ha convinto per niente. A livello finanziario, vista la plusvalenza fatta con la cessione di Emerson, il voto sarebbe un 8, ma bisognava comprare un difensore centrale e un esterno destro. Samp, voto 6 meno. Scambio di portieri con il Benevento, incomprensibile a mio parere. Mercato sufficiente. Il meno è perché tra Bele e Puggioni va in perdita ovviamente la Samp. Sassuolo, voto 7,5. Grandissimo colpaccio con l'acquisto di Babacar e quello a titolo definitivo di Paul Lirola, oltre a Lemos, che è un ottimo difensore, e inoltre riescono a tenere Politano con la maglia nero-verde. Spal, voto 6. Kurtic, l'acquisto più importante, mercato sufficiente. Torino, senza voto, 0 acquisti e 3 cessioni, Gustafsson, Sadik e Boye. Udinese, voto 6. Tamponano la difesa con Zampano, forse serviva un attaccante. Verona, voto 5. Perdono giocatori importanti come Bessa a centrocampo e Pazzini in attacco, lasciando come unica punta il giovanissimo Keane. Riuscirà il giovane 2001 a trasportare la salvezza al Verona? Allora ragazzi, questo video può finire qui, lasciate un like, un commento, iscrivetevi, da Pablo Giallorosso è tutto, adios!